Benvenuti amici appassionati, intrippati di cronoscalate che non siete altro. Benvenuti, siamo al Reventino con gli amici di Uno Factor Live, con le bicilindri che sono appena partite. Appena partito Gianluca Vizza, il primo concorrente di questa prima batteria delle tre previste nella seconda nella giornata di oggi e la terza nella serata di domani. Partito siamo, come avevo detto prima, alla cronoscalata del Reventino. Partito Gianluca Vizzari, molto aggressivo in queste prime fasi di gara, appena passato il punto il destro nominato del tabacchino, adesso sta per entrare nella parte velocissima del bosco con queste bicicline che, ragazzi, si vola. Ci abbiamo Gianni in cabina di regia. Ci sei, Gianni? Sì, buonasera Enzo, buonasera Pietro, buonasera a tutti. Ci abbiamo pure Pietro alla regia. Gianni dovrebbe... Ciao Pietro, Gianni dovrebbe... Gianni, corri in questa batteria tu? Sì. Perfetto, dovrebbe correre pure Gianni, quindi ci siamo. Intanto mi sa che è partito Francesco Verri dietro? Sì, è partito Francesco Verri in questo istante, si è allineato in questo istante anche Andrea Cutrone. Perfetto, siamo su Francesco Verri, primo tornante. Primo tratto del percorso parecchio impegnativo, perché ovviamente le gomme, se si scaldano troppo le gomme, hai il grip ottimale, diciamo, nella prima tratto, nel primo tratto del percorso, però alla fine sembra che le temperature vadano un attimo troppo in alto e il grip non è quello ottimale, diciamo, quindi bisogna un attimo riuscire a trovare un compromesso per non fare andare le gomme troppo fuori temperatura. Ovviamente con le bicilindriche questo problema è un attimo attenuato dal fatto che sono delle vetture a motore posteriore, non sono delle vetture a motore anteriore, quindi le gomme, diciamo, soffrono un attimo di meno. Intanto Francesco Verri va, Gianluca Vizzari ancora sul percorso, appena avremo il riscontro cronometrico di Gianluca. È arrivato adesso, 3:32.2. Arrivato adesso, è partito Andrea Cutrone. Pietro, andiamo su Andrea? No, ancora no, quindi rimaniamo su Francesco. In questo momento sta andando il tratto del bosco, credo che riescano a farlo quasi tutto pieno con queste bicilindriche. Oh, sta andando su forte. Partito Francesco. Andrea Cutrone. Andiamo su Andrea. Si prepara Fabiano. Intanto seguiamo Andrea nel primo tratto del percorso di questa cronoscalata del Reventino, primo tornante per lui. Intanto 32 credo che sia un ottimo tempo per Gianluca. Vado un attimo a controllarmi quelli che sono i riferimenti fatti segnare nelle prove libere. Con le bicilindriche nelle prove libere mi sembra c'hanno il 26. 26, vediamo. Cara, si sa, si alzi il tempo. Quindi già è un ottimo tempo, diciamo. Allora, vediamo. Ecco qua, ho trovato i tempi. Sì, infatti, 26, addirittura 25:3. Vediamo, intanto arrivo dopo Francesco Verri, 1:23:28.5. Sono su Andrea Cutrone ancora, in questo momento, impegnato nel tratto veloce di questa prima squadra Reventino.
Partito Fabiano Roccuzzo. Passiamo Pietro su Fabiano? Si prepara Francesco Di Stefano. Passiamo su Fabiano, quindi lo troviamo in la staccatona del primo tornante. Vediamo, magari in gara 2 li seguiremo in questa. In gara 1 magari teniamo la prima metà del percorso, in gara 2 li seguiamo in quella che è la parte alta del percorso. Secondo tornante per lui. Abbastanza in sicurezza. Tanto Andrea Cutrone non è ancora arrivato al traguardo. Vediamo quale sarà il suo primo riferimento cronometrico alla fine di questa gara 1. Sta per arrivare. $3.30.880 per Andrea Cutrone. Ottimo. Francesco Verdi intanto ha sparato un bel 28, eh. Sì, l'ho visto. Ottimo. In gara 1, buono. Vi avviso io appena ci sono le partenze. Intanto sta rullando Francesco Di Stefano, partito in questa stagione. Si prepara Giuseppe. Ok, passiamo su Francesco Di Stefano. Francesco Di Stefano ha avuto un po' di difficoltà in questa cronoscalata del Reventino, perché non è riuscito a provare tantissimo. Infatti al primo tornante la tira abbastanza bene. Direi di passare su Fabiano Roccuzzo, che sta continuando a salire. Wow, mamma mia ragazzi, sto destra come l'ha fatto. Si stanno prendendo la mano sti ragazzi, questi bicilini, che sono tutti molto 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 vicini, eh. Intanto si prepara Giuseppe Candela con il 1004 gruppo A. Perfetto. E subito dopo a seguire Rocco Malavino. Partito Giuseppe Candela. Ok, passiamo su Giuseppe. Eccolo qua. Giuseppe è un gruppo N o un gruppo A, Gianni? Gruppo A 1004. Gruppo A 1004, perfetto. Abbiamo Giuseppe, Rocco Manariti e poi Salvatore Di Benedetto con il 1006. Perfetto. Intanto non abbiamo riferimento di Francesco Di Stefano, quindi deve essersi fermato. Mi sa che si è ritirato. Sì, dovrebbe essersi ritirato. Vi ricordo che ci vogliono due risultati utili per portare a casa dei punti in campionato. Su tre salite almeno bisogna portarla su per due volte. Si prepara il Rocco Manariti. Non appena parte ve lo comunico. In sicurezza Giuseppe Candela la sta portando su bene, non sta facendo danni, quindi vediamo quale sarà il suo tempo alla fine di questa gara 1. Un attimo lungo. Partito Rocco Manariti.
Toccatina per Giuseppe Candela, passiamo su Rocco Manaritti, eccolo qua, cucitissimo al muro, Rocco. E si prepara Salvatore di Benedetto. Saccadona al primo tornante per Rocco Manariti. Qualche piccolo problemino e staccata per lui, si scompone un attimo sul posteriore della macchina. Nulla di grave, riesce a controllarla tranquillamente. Ovviamente queste sono tutte correzioni che non fanno assolutamente bene al tempo. Comunque lo vedo molto, molto in linea, molto pulito, non è assolutamente fuori da quelle che sono le linee ottimali. Un attimo largo qua, comunque niente di particolarmente grave. Bravo Rocco, bravo Rocco. Intanto anche Fabiano Roccuzzo 3,28 e 800 a 2 decimi da Terry. Sarà una bella gara per le bici di sicurezza, ragazzi. Credo di sì. Vediamo, vediamo, vediamo. Gianni, tu parti dopo Salvatore Di Benedetto? No, dopo di Salvatore c'è Carmelo Giaquinta e poi io. Ok, perfetto. Mi sa che Salvatore è quasi pronto. Tanto Rocco un attimo largo. Partito. Partito Salvatore Di Benedetto, andiamo sulla sua macchina. Eccolo qua. Fermata Carmelo Giaquinta. Intanto io ragazzi ne approfitto per studiare perché ce l'ho in classe Salvo Di Benedetto, quindi è uno dei piloti più veloci insieme ad Antonello Bruno, quindi io ragazzi ne approfitto per studiarmi la strada. Approfitta, approfitta. Se bisogna rubacchiare, diciamo, un po' di qua e un po' di là, anche se sarà durissima per me stasera. Ah, sta venendo su alla grande, Salvo. Va bene, io intanto mi vado a preparare, ragazzi. Vai, vai tranquillo, vai tranquillo. A tra poco. Ok, divertiti. Sta facendo delle linee niente male, Salvatore Di Benedetto, in questo tratto velocissimo di questa cronoscalata repentina. Arriviamo al destra del tabacchino, un attimo largo. Tanto macchina. Oh! Erroraccio, erroraccio da Salvatore Di Benedetto, erroraccio. Comunque la porta su comunque. Eh sì, ha toccato purtroppo in un punto che non perdona lì il guardrail. No, è assolutamente malissimo, malissimo, peccato. Lì purtroppo il guardrail non fa assolutamente sconti. Direi di passare su Giuseppe Candela. No, è già arrivato Giuseppe. Ok, vediamo se Carmelo sta partendo. È partito. Eccolo qua. Ci siamo. A112 Abarth, classe 1150, gruppo E1 Italia. Fai il pelo ai muri, Carmelo. Vediamo, vediamo, vediamo.
staccata sconnessissima qui al terzo e quarto tornante. Bisogna stare molto 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 attenti lì, perché si rischia di fare il danno. Sì, sta cercando di dare una bella botta, vediamo, una bella botta nel senso di fare un bel tempo alla gara 1. Sta venendo su bello aggressivo. Passa indenne dal primo punto molto critico di questa cronoscalata Reventino. Altro punto molto impegnativo. Occio Carmelo e ha toccato, non dovrebbe aver fatto danni. Non in teoria, per come ha toccato non dovrebbe aver fatto molti danni. Vediamo. Staccatona, destra veloce. Altra staccata, destra molto impegnativo, non si riesce bene a vedere l'uscita della curva. Qui stiamo per arrivare in uno dei punti più da brivido, c'è sta S che si riesce a fare in pieno, eccola qua. Carmelo ovviamente un attimo stacca in sicurezza. È arrivato nell'ultimissimo tratto del percorso. S velocissima, ecco l'ultimo destra che chiude al centro. Qui si esce e poi si arriva al traguardo. Intanto 3.44 per Rocco Manariti e 3.0 per Carmelo Giovinta. Devo passare su Gianni Pontorieri. Gianni sta venendo su come un treno con la Sofia 127. Un attimo abbondante in questo destro. Quanto è arrivato lungo, però è riuscito comunque a portarla a casa, si è preso un bel rischio. Ah, esagerato. Comunque la porta su comunque, Carmelo è stato un attimo più in sicurezza in quella S. Vediamo ultima S velocissima per Gianni. Tre zero tre due, in teoria erano in linea con Carmelo, quindi ne vedremo sicuramente delle belle in gara 2. Intanto Pietro mandiamo un piccolo stacco, intanto che i ragazzi si sistemano per allenarsi in gara 2, quindi ci becchiamo tra un attimo.
parte in questo momento Gianluca Rizzeri per gara 2 di questa prima batteria. Siamo alla cronoscalata del Reventino, cronoscalata del Reventino che non si disputa ormai da 3 anni, se non mi ricordo bene. Peccato, perché è uno dei percorsi più belli di tutto il panorama italiano inerente a quelle che sono le gare in salita. Gianluca Vizzari che ha fatto registrare un tempo un attimo altino in gara 1. Vediamo se riuscirà ad abbassare il suo tempo in gara 2. Intanto direi di seguirli, Pietro, che sta in regia nella parte finale a sta botta il percorso, quindi seguiamo fino all'arrivo Gianluca. E scrivo nel chat anche di alzare il volume del commento, di essere più basso. Ah, ok. Certo. Intanto ragazzi, mi vado ad aprire la diretta, così mi leggo pure la vostra chat e siamo a posto. Arrivo, ragazzi. Eccoli qua, buonasera a tutti, benvenuti ragazzi. Ma Di Stefano praticamente è uscito. Era abbastanza, non era troppo motivato praticamente per questa gara, l'ha tirata infatti il primo tornante, secondo me ha deciso di... È peccato, perché a livello di impegno poteva anche accontentarsi di arrivare su. Lo so ragazzi, però sai quando uno non... può anche capitare che non ti diverti, diciamo, a girare. Vabbè, certo, può partito anche stare partito Francesco Perri in questo istante pure. ok, no, li seguiamo per tutto il percorso, così sta botta facciamo il tratto finale del percorso. Ok, anche perché questo percorso è tutto bello, quindi sarebbe un peccato, diciamo, non vederlo tutto. Veramente molto veloce. Intanto si avvicina anche l'ora X per me. Sì, dai, piano piano. Sì, penso... Sono le 18. Sì, ce la facciamo, dai. Occhio Gianluca. Mamma mia cosa ha fatto Gianluca. Impiccatissimo di traverso, è riuscito comunque a non perderla completamente. Ha fatto comunque la curva. Sta salendo indemoniato Gianluca. Sì. Fa bene, perché i ragazzi stanno andando tutti fortissimi, quindi se vuoi fare un buon tempo devi darci il gas. Arriva Gianluca in questo momento, 3:30. Ah, ma c'è un problema. Ah no, giusto, 3:30, perfetto. No, mi ricordavo quali erano i tempi, ero rimasto col 3:03 di Gian, perdonate. Siamo su Francesco Perri, 3:30, non riesce a scendere sotto il muro del 3:30 Gianluca. Vi ripeto ragazzi, sto percorso è strano, perché anche io non riesco ad esprimermi al meglio. Non è assolutamente semplice riuscire ad andare forte a Reventino. È partito intanto anche Andrea Cutrone, e io lo so benissimo, ci posso anche nella realtà, quindi Sì, è duro, no, quanto è difficile stare mattina. Occhio, botta per Francesco Perri. Mamma mia, quanti giri ha fatto. La porta su comunque. Direi di passare su Andrea Cutrone, Pietro, perché Francesco arrivò a questo punto, l'ha sicuramente compromessa questa salita.
Intanto salutiamo tutti gli amici intervenuti in chat. Ciao ragazzi. Tanto ottimo, ottimo, ottimo Andrea, sta venendo su parecchio bene. Ma alla prima manche quanto ha fatto da vedere, che poi non l'ho seguito? Dovrei, aspetta, diamo un'occhiata. Perché non mi ricordo, mi sa che erano sul 26, erano in due sul 26. Aspetta, ci vado a dare un'occhiata io. No, 28 mi sembra troppo, mi sembra. Forse si è ritirato da poter recuperare. Allora. Sì, la porta più ritirata. Sì, Salvatore, sì, in gara 1 si è ritirato. Ai ai ai, quindi il problema. Allora, quindi è obbligato a concludere queste due seconde e terza marcia. Sì, allora con le bicilindriche Francesco Perri ha fatto 3:28 e 58, invece Fabiano ha fatto 3:28 e 87. Tanto partito anche Fabiano Coppuzzo. Ok, si prepara Giuseppe Candela. E certo, Gianluca gli va a scatto il PC, purtroppo. Gianluca ti devi aggiornare, piano piano. Tanto sta per arrivare Andrea all'arrivo di questa gara 2. 29-1, 29-1 per Andrea Cutrano. Passiamo su Fabiano, vediamo Fabiano. Fabiano, vediamo il tempo di Fabiano perché non mi ricordo. Aspetta che me lo metto qua. Fabiano ha fatto un 28:08 in gara 1. Sto giro Andrea ha alzato, ha fatto 29:01, vediamo. Sono molto molto vicini ragazzi, mamma mia cosa sta facendo Fabiano, fortissimo, fortissimo. Sta salendo forte. Sì. Sta per arrivare nella S maledetta, molto sconnessa, si riesce a fare un bene, ma nella staccata ci sono molte sconnessioni. Ma la fonda divinamente, non si è più 500. Vediamo, vediamo, arriva nell'ultima parte del percorso, tratto velocissimo. Intanto si prepara anche Rocco Manariti, sta bruciando le gomme. Fa bene, Rocco, fa bene. Occio, occio, occio che arriva Fabiano. 27-6, si porta in testa quella che è la classifica provvisoria. Partito Rocco. E noi mi sa siamo su Giuseppe, esatto. Ecco Giuseppe, 1004 gruppo A, 106. Si prepara Di Benedetto, ricordiamo che è obbligato a concludere.
staccatona per Giuseppe Candela con la Super 506 1004 gruppo A. Si attacca molto a quello che il freno motore per riuscire a fermare nei tempi corretti e nelle linee ideali questa Peugeot 106 realizzata dai ragazzi di Motofactor Live. Che è successo? Si è disconnesso? No. Chi? No. No, no, pensavo si era bloccata la diretta. Ok, perfetto. Camera F6, chiede Sport and Photo. Camera F6? F6 sarebbe quella accanto al pilota. Occio ragazzi, voraccio per Giuseppe Candela che si gira, comunque cerca di portarla su. Comunque direi di passare su Rocco Pietro se per te non è un problema. Vediamo. Ecco Rocco nella parte centrale del percorso, come sempre molto pulito, molto tranquillo. Lui diciamo che punta come sempre a portare sulla macchina. Intanto salutiamo tutti i ragazzacci che stanno in chat. Ciao Erbio, ciao Gianluca, ciao Stefano, ciao Andrea, ciao Antonello, ciao Elvio, ciao a tutti. Salvatore di Benedetto mi sa che si è addormentato alla partenza. Partito in questo istante. No, vabbè, ma sicuramente avrà preso i tempi giusti e dopo l'errore fatto in gara 1 magari si sarà preso qualche attimo in più per concentrarsi un attimo meglio, anche perché in questo momento è secondo in campionato, quindi non deve fare assolutissimamente errore. Esatto. Si prepara Carmelo, pure già quinta. Intanto 3.41 per Giuseppe Candela, ovviamente dopo l'errore fatto registrare in questa gara 2. Arrivato Rocco Manariti, 3.28.8, direi di passare su Salvatore Di Benedetto. In questo momento al tabacchino pure lui. Vediamo. Forza, sta venendo su Forza, salvo Benedetto. Sì, ci sta provando. Sta provando a fare il colpaccio. Ma anche perché ha fatto un errore, diciamo, in gara 1, sì, un punto molto delicato, però partita intanto Carmelo già quinta. Ok, adesso ce lo andiamo a beccare, aspettiamo. Oh, al limite di Benedetto, ragazzi, al limite. Ha fatto il pelo al muro, eh. Ok ragazzi, io intanto mi preparo, a tra poco. Vai, divertiti. Grazie. Sì, ma sai, ma questa secondo me, cioè io ho anche molto sottosterzo nella mia macchina, secondo me credo che sia proprio il percorso che ti porta
Occio, che è andata di lusso. Gli è andata di lusso al Di Benedetto, ragazzi, il suo destro, il suo sinistro, perché ha toccato ed è riuscito a pigliare la piazzuola. 3-0-9-8, gran bel tempo. Passiamo su per Melogia Quinta, eccolo qua, 3-0 fatto in gara 1. Come si sta buttando Carmelo Giaquinta con questo 112? Se la giocano per il momento lui e Gianni, ovviamente. Dobbiamo aspettare anche quelli che saranno i tempi di Pietro, che in questo momento è in regia, di Onofre Salerno e di Salvo Pantano, perché intanto per me lo sta facendo il pelo a tutto praticamente. Largo e la tocca. Vediamo. Velocissimo per Carmelo Giaquinta, stacca comunque in sicurezza. Ultima curva per lui, ultima S, velocissima. Arriva al traguardo con 3-0-8, tempo fotocopia rispetto alla sua di Monci. Deve ripassare su Gianni, che è già partito e c'ha già la macchina bella segnata, eh. Largo pure lui. Arrivato un attimo con troppa. Stai esagerando, Gian. Ormai è andato. La porto sul comune. Questa gara ne farà tanti, perché è veloce. È un'altra di quelle gare nelle quali difficilmente si arriva a mettere la sesta, però si viaggia per tanto tempo con terza, quarta e quinta, quindi quando commetti un errore o vai al muro perdi tanto tempo. Stavolta azzecca la staccata Gianni. Vediamo quale sarà il... altra toccata. Ultima S per lui. No, penultima S, questa è l'ultima. Taglia il traguardo in questo momento con 3:15:06. Niente, alto. Io chiederei all'amico Pietro di mandare lo stacco per qualche minuto, intanto i ragazzi si sistemano e si allineano per gara 3, quindi ci becchiamo tra un attimo. We'll be right back.
Bentornati. Partito in questo momento Gianluca Vizzari per la terza e ultima gara 3 di questa prima batteria del campionato della velocità montagna, organizzato dagli amici di Dimmelo Factor Live. Primo pilota a partire Gianluca Vizzari. Intanto ci abbiamo una bella battaglia nel gruppo delle bicilindriche. Si stanno con Francesco Pera e Fabiano Roccuzzo che sono abbastanza vicini con i tempi. Stasera ce ne saranno altri gruppetti con le 700 e credo che faranno veramente strage. Sì, ci sarà da divertirsi. Ricordiamo che pure tu corri alle 21.30, giusto? Sì, questa sera alle 21.30 saremo qui per darci il gas. Sì, sul canale dei ragazzi Gran Prix, ovviamente su Twitch. Tempo da battere per quanto riguarda le bicilindriche, 3.27.6 fatto registrare da Fabiano Roccuzzo. Vediamo se Gianluca in questa gara 3 riuscirà ad abbassare i suoi 2.3.30 fatti registrare in gara 1 e gara 2. Intanto lo vedo guidare comunque bene, non sta guidando male, però ovviamente aveva dei problemi, ci ha comunicato poco fa in chat che aveva dei problemi di lag sul suo PC, quindi speriamo che non gli compromettano anche questa gara 3. Se gli va un po' leggermente a scatto. Vediamo. Sta per tagliare al traguardo Gianluca Vizzari, ultimo sinistra per lui, taglia il traguardo in questo momento con 3.28.6, riesce a abbassare anche lui il tempo di gara 1 e gara 2. Intanto passiamo su Francesco Perro. Francesco Perri che vi ricordo in gara 2 ha fatto un tempo abbastanza alto, 3.39, perché si è girato in uno dei punti più veloci del percorso. Intanto è bello vedere anche i modi diversi di interpretare quello che è questo tracciato del Reventino da parte dei vari piloti che mano a mano vanno venendo su. Ci si vedono delle linee abbastanza differenti da uno ad un altro pilota, soprattutto nei punti lenti da raccordare uno con l'altro. Sì, per punto lì sbagli una e sbagli due. Sì, infatti ci sono molte curve che vanno una con l'altra, quindi in cui sbagli una staccata poi vai a compromettere due o tre curve. Ah, attenzione, toccatina per Francesco Pera, che non dovrebbe aver compromesso quella che è la sua prestazione. Intanto si prepara Fabiano Roccuzzo. Sì.
io vi sto dando aggiornamenti sulla partenza. Perfetto. Tanto sta per arrivare Francesco Verri, altra toccata, rischia di girarsi, tocca, peccato all'ultima S, peccato per Francesco. Vediamo il suo tempo in questa gara 3, 3.32 avrebbe fatto un buon tempo Francesco, se non toccava all'ultima S avrebbe fatto un buon tempo. Passiamo su Andrea, giusto? Alla seconda quanto aveva fatto registrare Francesco? La seconda aveva fatto alto perché aveva si era girato. Ah, ok. Aveva fatto 30 in gara 1, se non mi ricordo male. No, aveva 28, lui la prima mi sembra. Adesso c'ha. Aspetta, ce l'ho qua. Sì, 28 e 5, sì. E alla seconda aveva fatto 39. Partito intanto Roccuzzo, si prepara Giuseppe Candela. Abbiamo Roccuzzo, c'ha un 28,8 in gara 1 e 27 la seconda e 27,6 in gara 2. Al momento diciamo al comando del Museo. Esatto. Sembra tutto a posto, sembra tutto a posto per Fabiano. Macchina messa a posto veramente, veramente molto bene. Ultima S per lui in questo momento. Taglia il traguardo in questo momento e fa registrare un 3.29.268 che non gli va assolutamente ad fare testo per quanto riguarda la gara, perché con un 28 e un 27 si porta a casa quella che la vittoria di questa batteria. Passiamo su Fabiano, ovviamente ancora deve venire su Fabiano. Vediamo, domandano dalla chat se a fine gara ci sarà qualche intervista. Ah, se vogliono farla per me. Ok, va bene. Allora ragazzi, mi ero confuso, quelli che erano i tempi di Giuse. Allora aspetta, siamo su Fabiano in questo momento, no? È arrivato su Andrea Cutrone. Oh mamma mia, che rischio per Fabiano, che rischio. Tocca ancora, che magia che ha fatto. Intanto partito Giuseppe Candela. Ok, allora Andrea ha fatto 3.29.6 Andrea Cutrone, quindi lui c'aveva 3.30 in gara 1 e 3.29.1, quindi c'ha 29.1 e 29.6 Andrea Cutrone. In teoria dovrebbe aver già vinto Fabiano con questi tempi. Sì, di questa prima batteria sì. Arriva Fabiano in questo momento, taglia il traguardo con 3.30 e 714, ovviamente è alzato. Passiamo su Giuseppe Candela. Eccolo qua. Thank you.
Giuseppe Candela sulla sua Peugeot 106 di classe 1004 gruppo A, che ha fatto registrare in gara 2 3:41 e in gara 2 vediamo se lo trovo. In gara 1 non me lo dà Giuseppe, sarà che non è arrivato, può essere. Giuseppe Candela è partito da poco, mi sembra. Sì, sì, no, stavo parlando di gara 1. Ah, ok. Quindi la deve portare su comunque per portare dei punti a casa. Che jolly! Che gioia, ha toccato! Staccato troppo avanti. Taglia il traguardo in questo momento 3:27:09 per Giuseppe Candela. Passiamo su Rocco Manariti, sempre in classe 1004 gruppo A, si cambia vettura, però siamo passati da una 106 di Giuseppe ad una 205 dell'amico Rocco Manariti. Tanto viene su Rocco liscio e tranquillo, bello pulito. Partito Salvatore Di Benedetti in questo istante. Sì, direi di passare su Salvatore Di Benedetto, perché sicuramente si giocherà qualche altro jolly, Pietro, in questa gara 2. Intanto già infatti inizia con i primi traversi al primo tornante. Vediamo, sicuramente vedremo un gran bello spettacolo. Stacca l'ona per il secondo tornante. Intanto arriva in questa staccata. Questa è una staccata molto difficile perché l'auto tende a smusare. Molto preciso nella subita. Ricordiamo che ha fatto registrare un 3:09 in gara 2, purtroppo si è ritirato in gara 1 per una toccata poco felice. Piccola toccata all'interno per Di Benedetto, bisogna fare qui veramente, ragazzi, tantissima attenzione. Non è facile riuscire a portarla su senza far danni. Partito Carmelo già quinto. Ah, toccatona per Di Benedetto, ragazzi. Beh, è andata male, peccato. Ovviamente doveva provarci, ovviamente cerca di portarla su comunque. E siccome devo provarci in questa ultima match, o non arrivo oppure strappo un tempone. Pronti a fare il buco, eh? Sì, tenetevi pronti perché farò una galleria. Mamma mia. Ok, mi preparo io, ragazzi. Va bene, divertito.
andiamo su Carmelo, sì. Eccolo qua, Carmelo sta facendo 12. E quindi dalle 1150, intanto lui sta sul 3-0. Gianni ha soltanto una mancia utile, quindi è abbastanza tranquillo per questa batteria. Ovviamente stasera e domani ci saranno... Occio, Carmelo l'ha tirata. La porta su comunque, Carmelo. Non è semplice portare queste macchine qui, soprattutto in questo percorso, riuscire a portarle al limite. Sesta dentro, staccatona. Terza. Oh! Vabbè. Carmelo ritirato, passiamo su Gianni. Porta comunque a casa due risultati utili. Già partito Gianni. Uno tornante, tutto ok fino a qua. Gianni ci sta provando. Il miracolo sarebbe riuscire a fare un 57. Posteriore ballerino per questa Fiat 127 di classe 1150 del gruppo 1 Italia. Oh, mamma mia, che belle linee che sta facendo Gianni. Arriviamo al tabacchino, vediamo come va. Che linee. Occhio tocchiatina per Gianni. Qui è delicatissima, sta staccata, è uscito. Seconda. Altro punto lento ma molto delicato. Occhio che qui arriva una staccatona. Oh, Jolly! Un attimo largo qua. Bella sta staccata, ottima sta curva. Allora, vediamo se riesce a fare sta S, il destro che c'è dopo bene. Secondo me ci siamo, eh. Mi sa che siamo... Gioca Gianni, sta botta se non fa danni, altro jolly. Sta piazzola ragazzi, ha fatto i miracoli. Largo qua, vediamo. Vediamo. 3-0 e 3. Niente da fare, doveva fare il miracolo, doveva scendere sotto i 3 minuti, non ce l'ha fatta, quindi vabbè dai, vediamo chi ci portano giù per fare qualche intervista di parco chiuso, vediamo com'è la storia, aspettiamo che scende Gianni, magari ci tira giù qualcuno. Sto qua. Ok. Se ci porti giù qualcuno facciamo qualche intervista. Sono tutti qua. Perfetto ragazzi, direi di
iniziare da... Aspettate un attimo, che sistemo una cosa, vediamo come Io raga lascio. devo andare. Direi di iniziare con Fabiano, ci sei? Sì, Enzo. Fabiano, hai fatto registrare veramente un ottimo tempo, un ottimo tempo, anzi tre ottimi tempi, quindi momentaneamente sei in testa a quella che è la classifica riguardante le bicilindriche. Ottima prestazione per te, com'è andata questa cronoscalata del Reventino? Allora, grazie intanto. Niente, diciamo che questa salita mi è piaciuta quasi da subito. Non, penso non abbia dei punti particolarmente da insidiosi, ma è tutta da non sottovalutare, perché basta mezza toccatina che ti piega convergenza e tutto, quindi c'è da stare attenti molto più delle altre salite. Mi è piaciuta perché comunque è uno stile di percorso che va per le mie caratteristiche. Ovviamente ho cercato di dare il meglio sapendo ed essendo cosciente anche degli avversari che devono correre e che c'erano anche oggi contro di me. Mi ero prefissato per più o meno il 3:27 in gara perché avevo un 3:26 e 1 in prova. Diciamo che ci sono riuscito a metà, ci stavo riuscendo anche nella terza, però come hai visto ho toccato qualche volta e quindi è andata così. Sarebbe stato un buon tempo anche in gara 3, quindi noi ti facciamo i nostri migliori auguri. Questa sera, ovviamente, domani andremo a completare quella che sarà la classifica definitiva di questa cronoscalata del Reventino. Noi ti facciamo i migliori auguri per il prossimo evento e ti ringraziamo. Ciao, bello. Grazie, grazie ragazzi, grazie a voi. Allora, direi di andare su Andrea. Ci sei, Andrea Cutrone? Sì, ci sono, buonasera a tutti. Com'è andata la tua cronoscalata del Reventino? Raccontaci. Cronoscalata davvero impegnativa, velocissima e davvero piena di insidie. Sono andato sui tempi che avevo più o meno in qualifica, quindi il 3:29 in qualche modo l'ho ottenuto. Davvero, davvero, davvero impegnativa, anche perché tenere le bicilindriche con la trazione posteriore su tutte queste curve velocissime. Danno da dire, ecco. Perfetto, grazie, grazie Andrea. Direi di passare Grazie a voi. su Francesco Perri. Francesco, com'è andata la tua cronoscalata del Reventino? Dai, buonasera a tutti. Diciamo bene, su, finalmente sono riuscito a concludere tre manche, anche se nella seconda ho fatto un errorino. Però tutto sommato è andata bene. Ti sei divertito, ti sei divertito, sei Sì, andato è una pista molto complicata. Sembra sì. facile, ma non è facile. No, mai. Oltre ad essere veloce, ci sono dei punti in cui con le 700 devi ripartire, se non riparti bene ti mangi secondo sui rettilinei. Sì, rimani fermo sui tornanti praticamente. Esatto, Va bene, ringraziamo l'amico Francesco. Passiamo a Carmelo Giaquinta. sì. Buonasera a tutti. Carmelo, buonasera a te, Ciao Enzo, Francesco. buonasera a Com'è tutti. andata, Carmelo? Allora, mi aspettavo di peggio, sinceramente, Enzo, ti dico la verità. No, hai fatto dei tempi buoni. Sì, rispetto ai tempi che facevo fino a ieri in prova, ho sceso più di 2 secondi, ma anche merito. Allora ti dico la verità: stamattina mi sono alzato e mi sono messo su YouTube a guardare il Camera Car di Antonio Fiore. Ah, Quindi quindi. ho imparato a memoria tutti i punti di staccata, le marce, e ho provato a farli qua pomeriggio durante la gara. Quindi diciamo che sei riuscito a togliere 2 secondi, no? Sì, avevo in mente di staccare un 59 nello Spanish, ma non è stato possibile, purtroppo. Vabbè. Gianni, com'è andata la tua cronoscalata del Reventino? Aspetta, non c'è non potevo sperare meglio. Dopo tutto quello che è successo da ieri sera fino a mezz'ora, nemmeno mezz'ora prima della gara, più di così. Ricordiamo che Gianni stava formattando il computer 10 minuti prima della gara, quindi. Infatti, senza driver, senza nulla, cioè, voglio dire, una gara perfettissima. Alla grande, alla grande. Vabbè, Sì, ragazzi. volevo comunque solo tranquillizzare i ragazzi, quelli che devono correre stasera e domani, che i muri sono abbastanza resistenti, quindi non state in pensiero. Possiamo stare tranquilli, Sì, quindi. sì. Va bene. Sì,
Perfetto, perfetto. Dai. Vabbè, ragazzi, io vi ringrazio ovviamente come sempre, come al solito. Vi do appuntamento a questa sera. Salutiamo l'amico Pietro Vizzeri che è stato regia. Ciao Pietro. Ciao Ringraziamo il Pietro, grazie. tornante. Ringraziamo il tornante.it per averci sfidato con questa diretta. Qualora non l'aveste ancora fatto, invito a iscrivervi al canale, lasciate un bel like su questo, se questo video vi è piaciuto e condividete sui social. Per oggi è tutto. Ciao belli.